Salve a tutti, in questo nuovo video a grande richiesta rinasce il video che mi avete richiesto. Vi aggiorno sui miei tatuaggi nuda, anche perché ho caldo e sto asciugando la crema, perché ho preso un ustione, ah che dolore. Cioè, sono tutta ustionata, a parte le tette, quelle no. Ah, sono tutta ustionata, quindi visto che mi avete chiesto, fai un aggiornamento del... In un aggiornamento dei tuoi tatuaggi, che però neanche ne ho tanti, ne ho tre, nuda. Quindi facciamo l'aggiornamento dei miei tatuaggi, perché no? Allora, partiamo dalla schiena, visto che tutti siete sempre molto felici della mia schiena. Non so per quale motivo ho dei problemi. Allora, come potete vedere, si vedrà? Si lo sa? Sì, vi giro tutto, aspettate. Come potrete vedere dalla mia schiena, spero non sia d'altro, no? Più o meno sì. Ecco, come si potrà vedere dalla mia schiena, tatuaggio numero 1, che conoscete tutti. Mi girerò nell'altra direzione, se no mi danno lo strike. Ok, ce la posso fare, sì. Perfetto. Devo fare anche mosse strategiche per non far vedere nulla. Ok. Praticamente, tatuaggio numero 1, che ovviamente ve lo spiegherò così perché se non capite niente. Tatuaggio numero 1 è quello che ho fatto quando avevo circa 21 anni, sì. Perché per me ha un significato molto importante e praticamente rappresenta la famiglia. Per chi non lo sapesse, appunto, c'è la luna, le stelle, beh, avrete visto, adesso sto anche spellando molto bene, Sara. Praticamente, come potete aver immaginato, ha praticamente una luna, una stella e un sole. La luna sono io, il sole mia sorella, la stella è mia madre, poi c'è la ragnatela che sarà di mio padre. Hanno tutto un significato, mi sono appiccicata, non sono mai stata senza nulla, mi sono appiccicata alla sedia. Rappresentano comunque la mia famiglia. E poi, se avete notato, io ho un, a parte la chiappasogni, che praticamente ha un significato che è fatto appunto alle mie spalle per lasciarmi brutti sogni alle spalle, perché la chiappasogni serve per acchiappare i brutti sogni. Ho una piuma dietro, come spero abbiate visto dietro. Che praticamente, ve la faccio rivedere cercando di girarmi in una maniera concepibile. Ho una piuma, ecco, spacchiamo tutto, Sara. Ho una piuma, questa qua, che vedete? Sì, questa qua. Che praticamente, ecco, ce la posso fare. È un po' complicato fare video così. Comunque, è una piuma che praticamente si trasforma in uccelli, non è intera. Praticamente sfuma, diventa in uccelli. Questa piuma praticamente rappresenta che nulla muore, tutto si trasforma. Infatti poi ci farò aggiungere la frase più avanti, pensavo, appunto sotto, farò leggermente rimarcare e sfumarla per aggiungere nulla muore, tutto si trasforma. Perché non credo nella morte, cioè so che è brutto quando viene a mancare qualcuno, ma penso che comunque una parte di essa rimanga sempre con noi. Quindi questo tatuaggio ha molteplici significati, l'ho fatto appunto, penso sui 21 anni, non mi ricordo precisamente. Penso dopo la mia operazione comunque. Il primo anno che ho fatto il serale, e me l'ha fatto tra l'altro una mia amica che faceva tatuaggi in casa e mi piaceva tantissimo. Ovviamente nel tempo poi lo farò ribattere, lo farò un po' modificare perché voglio aggiungerci delle cose. E questo è stato il mio primo tatuaggio. Il secondo e il terzo sono questi qua, che ovviamente come sono messa adesso, questi qua, se no mi si vede la tetta. Allora, questo qua, che è uno yin e uno yang, potete vedere, rappresenta che nel bene ci sembra un po' di male e nel male ci sembra un po' di bene, ma rappresenta anche il fatto che nei momenti bui, non si riescono a tornare a leggere il cellulare senza, ok, nei momenti bui di difficoltà e tutto il resto, nell'oscurità potete trovare sempre la luce, come anche nei momenti belli dovete fare attenzione perché potrebbe esserci sempre comunque dei momenti difficili. Però questo ci insegna a capire che la vita non è sempre bianco o nero, cioè anche se sono in bianco e nero, io lo faccio in bianco e nero perché sono allergica ai colori. Che la vita non è sempre bianco e nera, c'è sempre un po' di uno e un po' dell'altro in essa, che può rappresentare anche la donna, l'uomo, lo yin e lo yang, molto versatile. Diciamo che è la nostra parte di noi stessi, abbiamo sempre una parte negativa, una parte positiva. Dobbiamo sempre cercare noi di prendere la parte positiva di noi stessi, a parte quella più attiva, quella che vuole reagire, quella che vuole avere, vuole andare avanti, tutto il resto c'è comunque sempre quella parte un po' più chiusa. Una parte di noi un po' più pigra, e io penso che quella sia la parte nera. La parte invece quella lì, appunto, nel mio caso è rosa, ma sarebbe quella bianca, è quella che magari ha più voglia, magari di fare le cose, è
è più attiva, più voglia di aiutarvi. Io l'ho fatto e tra l'altro i simboli in giapponese che potete vedere, spero, mi auguro, significa credi in te stessa. Credi in te stesso in giapponese. Ovviamente c'è scritto giusto, non c'è scritto in voltino primavera. L'ho fatto scrivere da una ragazza che conosco, che è italo-giapponese. L'ho fatto proprio controllare, non so se così si vede meglio. Adesso copriamo il tutto. È scritto così. Ok, sì, così si vede meglio. Comunque, gli ideogrammi che vedete qua sono scritti tutti giusti. E vuol dire che è di te stessa. L'ho fatto nel. Ho deciso di farlo dopo che ho finito di lavorare. Avevo già fatto più o meno lo stencil con il pennarello indelebile per vedere come mi stava. Perché volevo. È arrivata una vampata di blu nella mia stanza, che è poi viola, perché volevo vedere come mi stava. E alla fine mi sono convinta perché mi piaceva vederlo, a parte il fatto che adesso è un po' bruciacchiato, ma per fortuna non si è sbiadito. Mi piaceva vederlo, mi piaceva sapere che solo io so la scritta, anche se poi cioè, se qualcuno me lo chiede lo dico, non è un segreto, però mi piace il fatto che sia scritta in giapponese, mi piace. Perché se una persona mi guarda il braccio, spesso mi chiede, ah, ma cosa vuol dire? Vuol dire pollo fritto. In teoria mi posso inventare tutto. Tranne una volta che mi è capitato al ristorante, che veramente una ragazza era giapponese e sapeva cosa voleva dire. Mi ha detto che l'ho scritto anche bene, perché a rispetto al translator è scritto meglio, è scritto proprio diciamo, nel loro, non dico proprio dialetto, ma proprio nella loro lingua parlata, come, perché il traduttore non è perfetto. E quindi ho avuto anche la conferma che non ho scritto in voltino primavera, e penso che sia molto importante credere sempre in se stessi, anche se a volte siamo tutti bruciati. A volte magari siamo in momenti di difficoltà e tutto il resto, quindi l'ho fatto in un periodo della mia vita in cui ero in difficoltà, però penso che la cosa che mi ha aiutato molto è credere sempre in me stessa. E poi farò prossimamente, piccolo spoiler, vorrò farlo dall'altra parte a specchio, così, per simmetria. Farò un altro che ho scritto invece, sii sempre te stessa, sì, sii sempre te stessa, scritto sempre in giapponese. Vicino al mio logo di YouTube, quello lì, del coniglio che mangia il ramen, perché mi rappresenta, perché sono cicciotella e mangio sempre molto spesso il ramen, anche se dovevo metterci una galletta di riso nel mio caso, però il simbolo è che io sono strana, sono particolare, quindi mi piace il simbolo del coniglio perché è sempre stato il mio animale, infatti alle mie spalle vedete quel coniglio, me l'hanno regalato quando sono nata, e quindi il mio animale guida dai tempi di quando sono nata, appunto. Coniglio perché è un po' come Alice in Wonderland, infatti lavoro quando lavoravo ai bei tempi, mi dicevano che era un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, e da lì è nato anche il mito del coniglio. E quindi ho detto, penso che il mio prossimo tatuaggio non so quando lo farò, penso, ovviamente d'inverno, di volerlo fare, penso che sarà il coniglio con la ciotola del ramen, e con la scritta sopra, come questo qua, più o meno stesse dimensioni lo farò. Ovviamente il coniglio verrà in bianco e nero perché i colori ho paura di essere allergica, non voglio rischiare che mi scoppi il tatuaggio, mi venga un'infezione. E poi ci farò scrivere appunto sii sempre te stessa in giapponese, che viene fighissimo, ora ve lo farò poi vedere in uno stencil. E niente, questi sono i miei aggiornamenti. Gli altri tatuaggi che vorrò fare sono appunto quello dietro di aggiungerci la scritta, ricalcarlo nel tempo, ribatterlo per la precisione. Metterci sotto, nulla muerto si trasforma, con la zampa del mio cane sotto, se riesco, perché quello è il significato. Perché comunque il mio cane è venuto a mancare, quindi io ai tenci tenevo tantissimo, cioè per me è stato. È vero che molti dicono, ma l'animale non è come una persona, però per me è stata veramente una cosa bruttissima in quel periodo. Grazie a Dio io non ho mai avuto lutti, in famiglia da poter, soffrire tanto. Perché comunque sì, sono mancati i miei nonni, però ero già più piccola, quindi non capivo ancora le cose. Però secondo me voglio metterci come simbolo il mio cane, perché penso che comunque non ci sia nulla di più. Non so, l'amore per un animale incondizionato è particolare. Cioè, penso ovviamente anche l'amore di un genitore. Però facciamo corna, io spero che viva lunga vita ai miei nonni, che mi sono rimasti, anche i miei genitori, quindi voglio comunque mettere la zampa del mio cane, che l'ho fatta anche fare sull'inchiostro e tutto, però voglio farla fare particolare. Devo vedere se farla nella schiena oppure nella caviglia, però nella caviglia fa molto male, in questo momento le mie caviglie sono di un colore indescrivibile, ed essendo anch'io al mare molto spesso prendo il sole nelle caviglie non vorrei rovinare il tatuaggio, quindi devo vedere un po'. Un altro tatuaggio che vorrò farmi sarà
Sicuramente sarà con il mio ragazzo, se riusciremo. Sì, i tatuaggi di coppia non si fanno, però noi sono diversi. Vorremmo farne uno insieme, ma non uguale, che ci stiamo ancora lavorando, non vi spoilerò nulla. Invece altri che vorrò fare nel tempo, penso che abbiano a che fare con me, con la mia storia, andando avanti negli anni. Quindi sicuramente ne farò sui polsi, penso, sotto due polsi. E devo ancora decidere cosa. E poi so che è banale, ma voglio che farò tatuaggio che abbia a che fare con i viaggi, perché a me piace viaggiare. Quindi il primo viaggio che farò all'estero voglio farmi poi un tatuaggio che lo rappresenti. Non troppo grossi, io sono dell'idea di non riempirmi ovviamente tutto il corpo come fossi una mummia, ma farli sparsi, tipo sul braccio mi va bene, ma non mi riempo le braccia. Sul polso lo farei a livello proprio piccolino, simbolico. La schiena è un'altra cosa, la schiena, perché la schiena comunque la finisco, ma non la faccio tutta, assolutamente no. E poi magari, che ne so, dietro, qua dietro, sono molto discreti, in modo che se mi vesto mi copro non si vedono. Cioè, cosa comincio con i capelli. Non esagerare, ovviamente, perché non voglio riempirmi. Tipo questa parte qua, ad esempio, non sono nemmeno sicura se mai la tatuerò, perché si mette una parte troppo esposta, perché sono sempre con i vestiti qua a fascia, magari, o comunque le canotiere. Non mi sento a mio agio. Già nel braccio nessuno mi dice nulla, anche a livello lavorativo. Poi nella schiena tantomeno, cioè ti copri, sei a posto. Quando vado dopo il mare mi rendo conto di essere con i tatuaggi. Comunque, questo è tutto. Io spero che il mio video vi sia piaciuto, spero che non si sia visto niente di che. E spero che questo video vi possa piacere, visto che adesso ci sono 4000 gradi, 32 gradi e il video ci sta, sto anche sudando. Io vi saluto. E ci vediamo nel prossimo video, sono un po' anche bronzata, siete contenti, vero? Se mi scioglievo i capelli era meglio, ma colavo di sudore. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se volete un altro video di questo genere, arriviamo a tanti visual, tanti like e ci farò un pensierino. Non ho altri tatuaggi, quindi farò qualcos'altro.